il settore turistico, la federazione proporrà in sede di legge di bilancio che i comuni, quindi che le amministrazioni comunali, vadano a canalizzare una parte del ricavato delle imposte di soggiorno, per le quali sappiamo che le agenzie immobiliari sono tra i responsabili nella raccolta delle stesse, ecco, dicevo, di canalizzare una parte di ricavato di questa imposta proprio a favore, diciamo così, tramite misure che vadano a incentivare quelle attività, quelle aziende che creino indotto appunto nel comparto turistico, e tra quelle ci sono anche le agenzie immobiliari. Quindi riteniamo che proprio perché diamo un contributo fattivo tramite le locazioni turistiche che gestiamo, ma che soprattutto intermediamo sempre di più, i dati ci dicono questo, ecco, credo che sia opportuno che le amministrazioni comunali ci possano canalizzare una parte di queste risorse attraverso anche delle forme precise, diciamo, di deducibilità fiscale o di credito d'imposta su imposte o tasse o tributi che noi già paghiamo, come per esempio l'imposta sulla pubblicità, piuttosto che l'IMU, piuttosto che la TARI, piuttosto che l'imposta del passo carraio. Insomma, quindi una forma, diciamo, di incentivo a delle realtà sempre più presenti quali contributo nel settore turistico, come sono le agenzie immobiliari.